Ciao, benvenuti. Oggi andiamo a vedere l'oroscopo settimanale per i giorni dal 24 al 30 agosto 2020. Ti invito però a guardare, oltre al video per il tuo segno zodiacale, anche quello per il tuo segno ascendente e, se lo conosci, anche per il segno in cui hai la luna. Questo è importante per darti più accuratezza nella previsione, ok? Buona visione! Andiamo a vedere subito per il tuo segno zodiacale, quello dell'Ariete, cosa accadrà nei giorni dal 24 al 30 agosto 2020. Andiamo subito a vedere che cosa accadrà al segno zodiacale dell'Ariete durante la settimana dal 24 al 30 agosto 2020. Cosa si può aspettare il segno zodiacale dell'Ariete? Vediamo l'Ariete, cosa accadrà durante la settimana dal 24 al 30 agosto per il segno zodiacale dell'Ariete. Cosa accadrà per il segno zodiacale dell'Ariete durante la settimana dal 24 al 30 di agosto 2020. Allora, qui sicuramente per il segno zodiacale dell'Ariete c'è in ballo un allontanamento, ma forse anche un... Andiamo per gradi. Allora, dunque, senz'altro qui l'emozione, le emozioni la faranno senz'altro da padrona. Questa Venere in Cancro la stai sentendo, caro amico dell'Ariete. Qui c'è una delusione affettiva, c'è un qualcosa, un qualcuno che ci delude. Io credo si potrebbe trattare per l'Ariete anche di una questione di gelosia. Vada bene, non sto parlando semplicemente solo e soltanto ed esclusivamente di un rapporto di amore uomo-donna. Qui può essere fra amici, fra madre e figlio, fra genitori, fra colleghi, ok? Qui c'è un discorso emotivo, qui si parla di emozioni. C'è una situazione che inizialmente era partita nel migliore dei modi, oserei dire in modo trionfale, che però sta andando man mano, diciamo che ci rende insicuri, ci ha resi insicuri, ci ha resi delusi, ci ha delusi, ci credevamo fosse amore, invece era un calesse. Ora non è proprio così, ma faccio per farvi capire che cosa intendo dire. Però qui, al di là dell'allontanamento, del decidere di spezzare queste catene emotive che bene o male ci tenevano imbrigliate o imbrigliati da qualche parte, io credo che qui l'Ariete riesca durante questa settimana a quantomeno non averne più così tanto timore, non avere così tanta paura, diciamo così, di voltare le spalle a una situazione che ha deluso, ad una situazione che non andava più, almeno, ripeto, emotivamente parlando, non tanto nella pratica. Magari, non lo so, la vostra situazione non è così negativa, ma così la vivete, quindi è la stessa identica cosa. Qui c'era l'indecisione, c'era un po'... Io, secondo me, qui c'è stato un discorso proprio di gelosia, Anzi, andiamo proprio a chiederlo, vediamo un pochino che cos'è quel diavoletto centrale, perché mi parla di liberazione da qualcosa, no? È la persona che se ne va verso altre sponde, verso altri lidi. Però, vediamo, ci voglio vedere più chiaro. Cos'è quel diavoletto centrale lì? Perché? Vediamo, guarda, eccola là. Allora, se siete una donna, eccolo qua, il vostro diavoletto, la vostra spina nel fianco.
Questo re di coppe, beh, un re di coppe non è mai cattivo, naturalmente, un re di coppe non ci vuole mai male. Diciamo che è un pochino troppo cengio, a volte ci vorrebbe meglio un freddo re di spade che decide e che sa gestire un pochino di più le situazioni di un dolce e paciocco re di coppe, che molte volte è più facile se lo tiri in tasca un re di coppe di un re di spade, ma vabbè, io ho le mie idee. Comunque, andiamo a vedere. Qui la vostra spina nel fianco potrebbe essere questo re. Guarda. Cioè, queste carte parlano più di un abecedario. Allora, qui c'è letteralmente questo signore, questo re, che si farà sentire con questa regina. Ora, vedi un po' chi sei tu. Se tu sei la donna, riceverai la comunicazione di questo uomo. Se sei l'uomo, sarai tu che deciderai di farti risentire da lei, da questa donna. Ok? Vedi un po' te. Quindi effettivamente da queste carte questo diavoletto centrale ci fa vedere tante cose, ma il nocciolo, diciamo così, che io vedo è questo. Qui c'è una persona o comunque una situazione che aveva deluso, che ci aveva lasciati un po' così, magari vi eravate o vi siete allontanati da una persona che potrebbe rifarsi sentire durante la settimana, ok? Cos'altro? Guarda, qui ci sono delle comunicazioni molto importanti, fanno vedere le carte. Qui naturalmente non posso dire per tutti, assolutamente no, ma ci potrebbe essere anche un discorso di un discorso testamentario, perché vedo il notaio. Quindi magari ci sarà un qualche ariete che andrà a firmare o qualcosa, ma anche un contratto, una firma. Anche di qualcosa d'altro, qui ci vedo un contratto che potreste andare a fare anche in modo abbastanza così, boom boom boom. Sì, quindi qui ci può essere anche quello. Voglio vedere un pochino i segni zodiacali coinvolti con il tuo. Ovviamente, ragazze e ragazzi, non è solo questo, eh. Non è solo questo, io vi ho tradotto il messaggio, quello più. Non posso fare ogni 2 giorni video di 40 minuti, anche perché vi ho appena pubblicato tutto l'oroscopo per il mese di settembre, insomma, ce ne sono diversi. Quindi andiamo a vedere un po' il succo della questione per la settimana. E quello più evidente, secondo me, è questo. Andiamo a vedere. Quali segni zodiacali? Allora. Sicuramente il segno del toro che mi esce 2 volte, confermato. Poi escono i gemelli, la bilancia. Con quali altri segni zodiacali avrà a che fare l'ariete durante la settimana? Il cancro, i gemelli. Tiriamone un altro. I segni zodiacali. Ops. E lo scorpione, va bene? Toro, bilancia, gemelli, vergine, cancro e scorpione. Fammi sapere, qui ci sono anche delle comunicazioni in arrivo, quindi sia da questo signore, magari che potrebbe aver deluso, con cui potrebbe essere accaduto qualcosa, ma anche di altro tenore, anche di altro tipo. Fatto sta che qui c'è comunque un riappacificarsi con qualcuno da cui ci eravamo in precedenza allontanati o allontanate. Fammi sapere, va bene? Un bacione, ciao, a presto.